Ed eccoci amici, entrate in collegamento diretto con Paola. Siamo sulla costa tirrenica cosentina. Continua la programmazione in diretta di Teleuropa Network. Oggi con obiettivo turismo, come ho anticipato già ieri, per l'ultima naturalmente di Al Lupo al Lupo che abbiamo realizzato in quel di Camigliatello al fresco. Oggi ci tocca il caldo della costa tirrenica cosentina. Comunque amici, buon pomeriggio, dicevo, questa oggi è l'ultima naturalmente per quanto riguarda Obiettivo Turismo, abbiamo girato un po' in lungo e in largo, abbiamo cercato di raccontarvi con tranquillità, sincerità, quello che c'è da vedere, quello che succede sulle nostre coste e anche in montagna, perché poi ripeto, la Calabria è bella tutta, mare, monti, turismo religioso, chi più ne ha più ne mette, comunque veramente bella la Calabria, è tutta da vedere. È una perla nascosta, così mi diceva un signore australiano che ho incontrato lo scorso anno a Diamante. A proposito di Diamante, naturalmente con la mascherina, vi ricordo, fate attenzione perché a Diamante c'è l'obbligo di portare la mascherina. Detto questo, siamo qui, ci sono i ragazzi, i bambini, oggi si parla un'attività bella perché è un'attività che da più anni qui portano avanti il Club Nautico di Paola e il Centro Vela naturalmente qua di Paola e ci diranno loro perché poi da più anni, non so da quanti anni, saluto il presidente del Centro Vela che è Riccardo Ferrari. Allora, va bene. Attenzione. Però, Presidente, se non parli al Hai microfono non ti ragione, ascolta non nessuno. sono abituato. Buon pomeriggio, Grazie, buon Presidente. pomeriggio. Ma facciamo un po' di aria fresca perché veramente fa caldo Ma oggi, che eh? aria fresca, oggi è scirocchetto, Ah, quindi scusate, sì. ci toccherà scoprirlo tutto. Come sta andando? Ti do del tu, dai, Sì, Riccardo, la che è più bello, stagione che è per poi un noi. nome importante, Riccardo, capito? Se uno si chiama Giovanni o Giuseppe, insomma, niente più di Giuseppe, però Riccardo Cuor di Leone. Allora, Riccardo, che vogliamo dire agli amici da Riccardo quanti Cortileone ha anni? dormito a Paola, forse se non lo sapete, a Badia, nella sua discesa per le crociate, prima di incontrare a pochi Questo, chilometri sì, qua sopra. E infatti sì, questo è Badia dove c'è il quindi Monchetto. pernottò venendo da Cetraro, forse dai Pallottini all'epoca, questo Pensa tu che non l'ho bene. ancora appurato. In ogni caso, qua su questo pezzo di lembo della costa paolana ci siamo dal 96. Da 96. La Se concessione, non non c'era nulla all'epoca, è c'era nulla. solo una stradina di terra lì battuta. Però questi bambini poi più che altro iniziano, voi siete anche FIB, no? Siete Assolutamente sì, Federazione dal Italiana Vela, 90, dal 90. siamo Le affiliati devo alla avvicinare un po' il Federazione. microfono, così Sì. bravo, perché sennò non arriva l'audio. Siamo affiliati dal 90, la prima regata ufficiale è stata fatta nel luglio 1990, la Coppa San Francesco di Paola. E A proposito di questo quindi, santo, vedete San Francesco qua a Paolo, ma patrono dei naviganti, però come passa fai a sempre. non intitolargli una regata? È Sì, lo patrono dei so, naviganti. però questo santo È poteva avere difficile. più visibilità, no, dico, a livello nazionale, Lo so. o no? Forse non siamo capaci noi, Fabio. Pensiamo, speriamo bene È anche per San Francesco. un Allora, discorso. sì, di bene. Allora, come funziona il centro vela? Come Allora, funziona? dal punto di vista finanziario, fa perno su due cose: le quote associative dei soci e di corsi vela che noi facciamo. Con tutti In istruttori professionali, ottemperanza, sì. esatto, al primo articolo dello statuto, che è quello di diffondere, propagandare e praticare lo sport della vela. Quindi i nostri corsi di vela sono articolati da lunedì a venerdì, in 5 giorni consecutivi, full immersion, dalle 3 fino alle 6, 6 e mezza, 7, quando poi i permacchietti qua ce lo consentono, perché sapete Sono bene, sempre accompagnati dai genitori, io qua c'ho assolutamente dei genitori che sì. adesso saluteremo, quindi prego. Ma vedo, Dicevo, scusate, vedo, mamma mia, scusate un attimo, c'ho dove va? dei vecchi amici qua. Guardate che questo solo in diretta possono succedere queste cose, non è possibile, guardate che questa. Abbiamo cresciuto con la Calabria, È vero, avete cresciuto. Benissimo, comunque, tutto in diretta, che abbraccio, darò. Allora, io saluto la signora, come si chiama? Giussi Monaco. Allora, la signora Giussi Giussi. che ha accompagnato Antonio, se non Sì, mi sbaglio. Antonio, Eccolo mio che è Antonio. bambino, sì. Allora, perché avete scelto la vela? Perché comunque è una passione che abbiamo da tanto tempo, Sì. mio marito in particolare, e quindi lo ha spinto a fare questo corso di vela, di barca a vela, ma lui è Quanti anni ha entusiasta, Antonio? lui ha Quanti 6 anni, anni? 6 anni. Non c'è un'età, Riccardo, no? Quindi dai 6 anni in da poi, sei va anni bene, in dai poi, 6 anni in poi. e quindi lui è contentissimo, ha fatto ieri la prima lezione, era entusiasta, stamattina si è svegliato, mamma che bello, oggi vado al corso di barca a vela, quindi è un'iniziativa bellissima
Spero vada avanti. Perché molti di questi bambini sono davanti alla PlayStation a Sì, quest'ora, no? O assolutamente alla sì, TV, o il assolutamente cellulare a sì. smanettare, però fare un corso di vela qua a due passi è una cosa Assolutamente bella, no? sì, socializzano, respirano aria buona e godono di questo stupendo Sì, mare che abbiamo. sì. Ah. Però ragazzi, vi dovete stare seduti e qua vi alzate, ve ne andate, cioè, non lo so, sembra. Vabbè, comunque, scusami, signora No, no, Monica. no, E allora, Giusi, 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 vabbè, Giusi. Monaco è il cognome, Giusi è il nome, vabbè, scusami. Stavi dicendo, ti ho interrotto perché. No, stavo dicendo che i bambini socializzano, è un modo per socializzare, per godere del bellissimo mare che abbiamo, respirano quest'aria buona e Allora, quindi è un modo signora per... Giuse, lei lo su suggerisce magari a molte mamme che seguono in questo momento, ai Assolutamente sì, genitori, io di lo venire qui al consiglio, centro? anzi ho cercato Di di coinvolgere, ecco, coinvolgere sì. tanta gente, tante bambine, figlie delle mie amiche, figli delle mie amiche. E quindi Guarda, spero togliamoci subito seguano. la testa al toro, perché togliamo la testa al toro, perché magari qualcuno chiede a casa e dice, ma sa vela come il tennis, quelle sono cari, non cari o meno? Che costa un corso di vela, giusto? Diamo, Do la poi non so se parola risponde al Giuseppe, ma il presidente. presidente, io dico, però presidente, non scappate No, nuovi, io non non vorrei, scappo tu più. scappi ogni minuto, no. Così ci togliamo il pensiero, I nostri no? corsi storicamente popolari, forse i più bassi d'Italia, costano 150 euro per tutti i 5 giorni. Sì. 650 euro dividi in 5 viene 30 euro al A giorno. lezione, insomma, Al tanto. giorno, se li dividi in 3-4 ore, hai fatto i calcoli. Sì, infatti è vero. Cioè, quindi voglio dire, poi A questo va aggiunto solo il ma 10 euro per la tessera fisica che comprende la copertura questo assicurativa. A corso poi alla fine viene rilasciato un testata, sì, attestato assolutamente sì. di... E qua abbiamo già espressioni di volontà per il secondo e terzo corso, perché l'obiettivo, secondo questi mocchietti che Ecco, vedi qui, sì. è l'obiettivo di fare la regata internazionale a Reggio a fine ottobre. Poi in Calabria sono fatti La a Mediterranea Crotone, se Cup. non mi sbaglio. Esatto. C'è stato... Quanti centri veri ci sono qui in Calabria? Ce ne sono Ce ne sono parecchi. 32, stiamo sempre in crescita. Ah, siete sempre in Il crescita. più famoso, che ormai è nelle cronache mondane, anche l'Angulus Beach, che ha fatto i campionati E dove si mondiali trova? A a Falerna. Falerna, Fanno i sì. campionati mondiali Ecco, di perché lì c'è kitesurf. sempre il vento, no? Là Diciamo che c'è sempre il sì, vento. c'è la piana che Sì, si è esposta è bene. esposta bene, sì, infatti. Quindi questo di Lamezia è quello più importante. Allora, Gianfranco, sentiamo Gianfranco, prego. Se ti vuoi presentare, Gianfranco, Io sono prego. Gianfranco, No, volevo solo Gianfranco come? sottolineare. Gianfranco come? Dillo il cognome. Ricca. Oh, Gianfranco Ricca, benissimo, prego. Volevo solo sottolineare, perché lo spunto, che le caratteristiche di vento e di mare qua a Paola sono normalmente più indicate per iniziare a praticare lo sport della vela. Già andare a Falerna ci sono delle caratteristiche Diverse. meteorologiche di vento e di mare, meteo marine, che sono più indicate per livelli alti, quindi successivamente al primo Gianfranco, impatto. quanti Solo questo. istruttori siete qui? Quanti siete? Qui, se non sbaglio, gli istruttori federali siamo in quattro. Sì. E poi ci sono degli aiuti istruttori che comunque sono abilitati Ci vuole un tesserino per andare in mare. Bisogna aver superato un esame, essere iscritto alla federazione, quindi tutte le indicazioni che la Che federazione suggerimento ci vogliamo dare suggerisce. a molti che ci seguono in questo Beh, momento? Poi è una niente, giornata io diversa, uno passa un penso ragazzo. che basta sottolineare il fatto di fare uno sport all'aria aperta. Non parliamo di Covid, che non è il caso, di parlare di sport ecologico, più di questo voglio dire, insomma, siamo al top. E poi niente, per i bambini che iniziano dà delle caratteristiche, delle spinte sull'autostima che sono molto importanti per i bambini che si affacciano ad essere quanto più autonomi possibile. Certo, sono le 15:15, amici all'ascolto in diretta su Ten, qui siamo dal centro velico di Paola e saluto Giuseppe, Salve, presentati anche buonasera. tu, Giuseppe Giuseppe. Iura. Allora Giuseppe, Dica. benvenuto, sei proprio abbronzato di Sì, massa, grazie. eh? Ti ho visto prima tutto, sembrava proprio uno proprio nero nero nero, eh? Sì. Da lontano di... Vabbè, Sono da tu maggio qui, sei scendo da maggio a a mare. mare, eh? Questa passione come nasce, Giuseppe, la tua?
Ma mi ha spinto un amico a frequentare questo sport, a iscrivermi qui e mi è piaciuto e continuo a praticarlo tutt'oggi. Voi invece quelli che vedete con le barche a motore cosa dite? Non mi Vi fanno piacciono queste. arrabbiare poi Sì, questi con le barche a onestamente motore? sì, perché inquinano, poi non rispettano le norme di sicurezza, navigando vicino alla costa, ad alta velocità magari anche, soprattutto chi usa gli acquascooter. Quanti sono, veramente sono tanti questi che praticano la vela in Italia, no? Abbiamo anche campioni Abbastanza, sì, internazionali, ma certo. anche gente comune, così, che compra la barca a vela, visto che ce ne sono tanti, Sì, no? sì, sì. Tanta Infatti, gente come come noi, voi. noi qua non c'è nessun tipo di campione, ma tutta gente che è appassionata di questo sport. Tu sei di Paola? Sì. Vuoi salutare qualcuno, No, Giuseppe? adesso chi ci sta seguendo? Tu pensi che Spero tu di. ce l'hai un parentato grosso, hai parenti a Paola? Sì, L'hai detto a abbastanza. qualcuno che siamo in diretta? No, non Sì, sapevo. chiama, metti a disposizione, chiama subito, se no non ci vede nessuno. Scherzi a Grazie. parte. No, Ma la figurati. signora viene da Roma, come ho sentito. Prego, diamo il microfono alla signora, prendiamo anche in panchina con il palo compreso, c'è stato un po' che. Buonasera. Come sta, signora? Bene, tutto bene, grazie. Noi Come viaggiamo qui, veniamo l'estate. va? Devo guardare la telecamera, Veniamo questa. l'estate, abbiamo avuto il piacere di conoscere Riccardo e tutta Sì. l'equipe quando Damiano aveva 8 anni. Pensa tu, Daniele, tu quanti anni hai? Damiano. Ora sono 17. 17. E quindi hai preso anni fa il brevetto per l'Optimist, non so se dico bene. Ed era tornato quest'anno per riprendere un pochino. Purtroppo noi siamo qui in vacanza, Ma quindi lei è calabrese ripassare. d'origine oppure Ah, i miei viene genitori sono calabresi. in. Ah, però l'accento l'ha perso, l'accento calabrese, devo andare lì. Lei parla romano, eh? No, Un po' di vabbè, sì. calabrese è rimasto, ma di Paola la signora, no? Papà di Cropa di Marina, Catanzaro, e Ah, mamma di Cosenza. di Però Cropa. Cropa. villeggiamo qui a San Lucido. A San Lucido, benissimo. E E, quindi. signora, cosa è cambiato in Calabria e cosa deve cambiare in Calabria? Visto che parliamo di turismo, una Allora, voce fuori dal coro, prego. senz'altro a San Lucido, non so qui pure, però l'acqua lascia un po' a desiderare, l'acqua del mare. Soprattutto quest'anno l'abbiamo data più sporca rispetto agli altri anni. E poi la carenza d'acqua. Siamo quasi tutti i giorni senza acqua. Addirittura. Comunque, San Luce, ricordiamo, ci sono i commissari, se non mi sbaglio, non per i commissari, perché da Ah, noi subiamo la ecco, no, colpa, i un commissari non appello c'è. anche a Però, loro. voglio dire, insomma, però c'è stato un po' di mare sporco, ma tutto sommato la maggior Tutto parte delle sommato, però giornate è insomma, un mare pulito, perché poi accettabile, è accettabile, no? E che accettabile. diamo? No, perché noi magari facciamo questa campagna con giusto mare sporco a Calabria o meno, ma non è così, perché abbiamo un mare veramente bello. Poi ci sono le giornate che il mare è sporco, però purtroppo. Sentiamo quando il mare è mosso, poi mi spieghi perché quando il mare è mosso. Come hai detto, ti chiami? Damiano. Damiano, guarda lì, siete preso dalla Lazio o dalla Roma? Grazie, grazie. Dalla Lazio, va bene. Che vuoi dire a Gattuso? Da parte, non vuoi dire Niente, niente a no, mi Gattuso? Digli dissocio, qualcosa a Gattuso. dall'argomento. Magari all'accompagnatore di Inzaghi, lui ha No, no, no. detto sei terrone, come? Preso Terrone, dalla rabbia. va bene, allora. Come ti sei trovato qui e se No, consigli questo corso ai ragazzi, ai tuoi io coetanei? lo straconsiglio, ho iniziato questo corso per sbaglio. Sono venuto qui pensando all'inizio, mi ricordo ancora che fosse un corso per sub. Invece poi ho scoperto che avevo sbagliato stabilimento, però quel giorno mi hanno offerto una prova e allora ho detto, dopo, tornato a casa, basta, è lo sport più bello che abbia mai provato. E da lì amore subito per 4 anni, poi mi sono fermato per alcuni motivi, appunto vorrei iniziare perché le emozioni che si provano quando sei in barca e vedi la costa lontano, le onde. Indescrivibile proprio. Tu cosa fai? Studi, sì? Io Cosa studi? studio Guarda lì, no? informatica a Roma, sono al quarto anno. Quarto anno, bravo. Complimenti, in bocca al lupo, Grazie, per la tua carriera. Allora, Scusami che ci ha raggiunto la collega sì. Brunella, mio figlio da Cosenza. Allora, Brunella, adesso arrivo da Brunella. Volevo dire, perché quando il mare, ho sentito sottovoce, quando il mare è sporco, quando il mare è È mosso? mosso, sì, perché raccoglie i detriti che sono sulla spiaggia che lasciano i bagnanti. Giusto per questo il mare sporco. Poi magari. Qui Deve su fogne a mare, no? pare di no. Qui pare di no. No, vabbè, giusto. Molti Ha, de ha detto di molti, dicono che è il braccio più pulito. Questo è il braccio della morte. Va bene, scherzi a parte. Allora, andiamo da signora. Brunella.
Noi l'arrivo un attimo che piglio il pullman, arrivo da lei. Allora, al sole, signora. L'hanno sistemata al sole, in mezzo al mare. Allora, lei è cosentina? Io non sono cosentina, sono cosentina d'adozione, perché io sono originaria di Diamante. Quest'anno abbiamo fatto questa virata su Paola. Però perché lì a Diamante c'è la mascherina, scusa. No, fammi capire, è venuta qui a Paola perché a Diamante ce l'abbiamo capito. Perché noi abitiamo a Cosenza, tra l'altro siamo vicini di casa, perché sì. Mi vede spesso. Sì. E allora, come mai hai scelto la vela? Questa passione come nasce? Non è una mia passione, ma una passione del bimbo. E quindi ho iscritto il bimbo e poi, sapendo che c'è questa scuola così importante a Paola, non potevo non scegliere Paola. Quindi a Diamante non va quest'anno? A Diamante non vado, sì. Ma per il fatto di mascherina, no? No, no. Vabbè, no, perché magari non si preoccupa, ci mizzi, ho coperto anche tanto che veniva qui a mare, adesso ho fatto di indossare la mascherina obbligatoria e magari... Però lui fa bene, tutto sommato, forse un po' va riveduta questa ordinanza, mi auguro che la possa rivedere e cambiare qualcosa, perché magari se una passeggiata all'aria aperta, portare la mascherina, insomma, l'ambiente. Sì, però se non la portiamo complichiamo le cose. Sì, ho capito, però voglio dire, vedi, in questo caso quando ti trovi all'aria aperta, ti fai due passi, le distanze ci sono. Come fa uno a mettersi la mascherina il 7-10 agosto e sì. Gira la mascherina la sera sul lungomare? Adesso in questo momento lei pensa che noi qui tutti mascherati con la mascherina, cioè, non lo so, è un controsenso un po', no? Magari trovare poi i locali pieni. Vabbè, un controsenso se qualcuno la mette e molti altri non la mettono, però se la mettiamo tutti forse riusciamo ad uscirne da lei questa pandemia. Lei è tutti con la mascherina? Io sì, sicuramente. Quindi noi qui dovremmo averla tutta. Sì. Poi gli mettete la mascherina. Metto tutte, avete mascherina, dobbiamo chiudere la cosa. Perché... bello amico, dovete. Però vede, se noi siamo a distanza, è ovvio che c'è la distanza, non penso c'è bisogno adesso di... Ma certo, ma stavo scherzando, all'aria aperta ci mancherebbe altro. Io questo sottolineo, sì, perché certo entrare in un'attività chiusa, magari in un bar, in un supermercato, certo, uno mette la mascherina, ma così all'aria aperta... Certo. Ma la signora Di Mondello pare che l'ha detto chiaro, no? L'ha seguita la signora Di Mondello? La signora Di Mondello? Quella della siciliana? Diceva, no. Come diceva la signora Di Mondello? Non ce n'è Covid. Non ce n'è Covid. Speriamo che non ma ci sia. Ma è più di uno che dice che non c'è Covid. Come si chiama, no? Il bimbo? Sì, come si chiama? Pier Giorgio. È più di uno. Complimenti e in bocca al lupo anche per Giorgio. Grazie. Da Papete lo sentiamo dire tutti i giorni, no? Come? Non ci vuole la mascherina, lo sentiamo dire dal video di Papete. Ma lo dicono si chiama tutti... Papete, vero? Sì, ma tutti questi virologi, chi la porta, chi no, quello fa male, insomma, mettetevi d'accordo con queste mascherine. Grazie. Allora, andiamo dal presidente. Sentire i bambini. I bambini vuoi sentire? Sì. Allora. Dai, passiamo la parola ai bambini. Allora, oggi sentiamo i bambini. Le 15:23 in questo preciso istante. Tu ti chiami Pier Giorgio, giusto? Tieni questo microfono, si chiama così, microfono, bravo. No, così, va. Allora, cosa ti ha spinto a partecipare a Miss Italia? No, perché questa è una domanda che vanno alle miss, no? Perché vuoi fare questo corso di vela? Mi ha ispirato... Che cosa? Che bisogna stare sempre a mare. A me piace il mare. Ti piace il mare? Sì. Ti piace proprio stare sulla barca oppure no, sulla spiaggia? No, stare sulla barca. Sulla barca ti piace stare. Io sono sul gommone. Va bene, Pier Giorgio, sei stato bravissimo. Sentiamo, grazie. Tu come ti chiami? Eccolo qua. Angelo. Angelo. Di dove sei, Angelo? Dove? Di dove sei? Di Paola. Allora, alza il cappellino, non ti vedono. Cosa vuoi dire ai bambini che sono a casa in questo momento davanti alla TV? Venite qui al club velico di fare la vela con voi? Sì, perché a me sono andato anch'io sul gommone e che mi piacciono molto gli animali e tutti gli animali. Tutti i rettili, tanti, tutti i pesci, mammiferi, altri, che sono le londre, i koala, tutti gli animali. Gli asinelli pure? Sì, anche gli asinelli. È vero che ci sono gli asinelli che volano? Beh, io dico di no, non esiste. Bravo. Quindi che ci sono tutti gli animali in un mondo, Nord America, Sud America, tutti i paesi. Bravo.
Facciamo un applauso a... come si chiama? Antonio. Antonio, sei stato bravissimo, bravo. Sentiamo lui qua in questo momento. Dai, come ti chiami? Ieri abbiamo dovuto prendere le plastiche dal mare con la barca. E poi? E poi abbiamo... Che avete fatto? Ma tu come ti chiami? Siamo andati sul gommone e con la barca dovevamo puntare sempre il motore della barca. Senti, come ti chiami? Antonio. Tua mamma come si chiama? Giusi. Questa è la figlia di Giusi. Complimenti, eh? Ciao, sentiamo le altre bambine. Ciao Antonio, eccola qua. Tu invece, come ti chiami? Fedora. Tieni il microfono, Fedora. Quanti anni hai, Fedora? Io 9, 10 possiamo dire. 9 e mezzo diciamo, Perché li faccio il 16. Il 16 di agosto? Sì. Tanti auguri allora, il 16 di agosto compie gli anni. Fedora, allora, che vogliamo dire a questi bimbi che adesso ti stanno vedendo in TV? A me piace molto la barca a vela, se devo dire. Ti piace molto? Sì. Invece il tuo cantante preferito chi è? Mi faccio una domanda e qui non so rispondere. Ah, hai visto? E invece per quale squadra tieni? Fai piace il calcio? Juventus. Vabbè, ciao, bello, ciao. Non ti vedo, la prossima volta ti faccio parlare più. Tu come ti chiami? Questa bambina bella, Paola. Vabbè, è di Paola, lei è nuova? Allora, Paola, allora cosa ti ha spinto a venire qui alla vela? Mi ha spinto che mi piace molto la barca a vela, e mi piace molto stare sul mare, mi piacciono tutti gli animali marini e mi ha spinto questa cosa di andare sulla barca. Brava. Vuoi salutare qualcuno? No. No, nessuno. La tua amica del cuore chi è? Come si chiama? Si chiama Alicia. Alicia, va bene. Allora, grazie anche a te, Paola. Tu invece come ti chiami? Io mi chiamo Marta. Marta, tu sei veterana, qui vieni spesso, no? È il primo anno anche per te? Sì, è il primo anno. Ti trovi bene? Sei andata sulla barca già o no? Sì, sono andata sulla barca e mi hanno insegnato a guidare la barca. A pescare no, questi non pescano. No, a pescare no. I pesci non li pigliano questi, va bene, a pescare no. Va bene, siete stati bravissimi, un applauso a questi bimbi, che poi il futuro della Calabria sono loro, no? Dobbiamo dare a Cesare il che è di Cesare, e mi auguro che si possa ripartire dai giovani, dai bambini. Allora, se non mi sbaglio, che hai fatto tu? Ho detto ciao mamma perché poi la registro sulla mia TV. No, si vede adesso la tua TV. Come si chiama la mamma? Amelia. Amelia, signora Amelia. Il cognome è Argirò. Va bene, allora fai una cosa adesso, visto che tu sei un furbetto, dai la linea regia ad Enzo per la pubblicità. C'è un signore che si chiama Enzo la regia, dai, c'è linea Enzo per la pubblicità, vai, fallo tu, dai. Perché mamma? No, mamma, Enzo, linea regia per la pubblicità. Enzo che... Manda la pubblicità adesso. Che Enzo che manda la pubblicità. La pubblicità di che ci vediamo dopo. Ciao. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo ritornati qui da Paola dal centro velico. Allora, il presidente Riccardo Ferrari, allora eccolo qua che è arrivato. Abbiamo nel frattempo messo qui in campo la vela, una barchetta. Allora, questa è anche Gianfranco, come funziona? Questa è l'evoluzione di un gioco fatto da 7 ragazzi americani che un giorno, abitando in una zona di vento, inventarono una cassetta di legno con 4 ruote e un palo con un lenzuolo. Un ingegnere li notò e ebbe l'idea, questi negli anni 50, credo 52-53, di fare una barchetta costruita in legno per il figlio, e nacque l'Optimist, la barca più diffusa al mondo. Che sarebbe questa? Che sarebbe questa. Adesso l'evoluzione vetroresina, l'evoluzione sintetica, l'evoluzione resina epossidica, però all'epoca era tutto in legno.
è 2,35 m, prevede un peso massimo di 55 kg, come con bambini. Per iniziare non facciamo di questi problemi, perché poi ovviamente c'è l'evoluzione anche di questa, sì. L'albero in carbonio, la vera in Kevlar, tutte le cimette super leggere e tutto il resto. Questa è una barca base con le tre riserve di galleggiamento che vedete, che la rendono inaffondabile, con gli strumenti, la deriva, questa è il timone, questa è la deriva. Adesso, ma questo tipo, allora, loro partono già da questo tipo di da questa barca qui, sì, questa barca, esatto, sì. Ieri sono usciti con la barca al traino dietro il gommone e facevano le posizioni col timone di orzare e poggiare, così imparavano le reazioni della barca all'uso del timone. Sì. Questo è stato ieri il primo esercizio. Dopodiché li abbiamo messi in barca al timone, e due di loro remavano ai lati con le pagaiette, uno stava al timone, devono recuperare gli oggetti che non devono stare a mare, oggetti di plastica. Ah, quindi era anche la plastica? Sì, era un gioco ecologico, noi li abbiamo buttati a mare questi oggetti e loro li hanno raccolti, 6-7 oggetti in modi diversi e in distanze diverse, in modo che loro serpeggiavano con il timone. Con il timone, esatto. Quindi praticamente questo è l'inizio. Questo è l'inizio, sì, esatto, della vita. Quanti giorni devono fare di corso? Quando sono 5 giorni, una settimana? Sì, allora c'è il corso base che dura 2 giorni, ma sì, secondo non me serve. Non serve, sì, granché, serve solo ad invogliare e fare quello successivo, che è quello. Voi che fate facciamo. Anche delle prove gratuite, naturalmente, ragazzi. Sì, sì, noi venire. Li portiamo in regata con noi alla prima, perché loro sono tesserati fino al 31 dicembre. Ah, sì, sì, quindi, sono tesserati con voi fino al 31. Fino al 31 dicembre, poi l'anno prossimo si rinnoverà il tesseramento. Quindi, ragazzi, che diciamo adesso seguono la trasmissione Obiettivo Turismo, se vogliono iniziare e fare una prova, possono venire. Sì, dai 6 agli 11 anni questa la barca, a meno che poi non siamo, come dire, al cospetto di ragazzi più alti di noi, per cui questa barca ovviamente non ha senso. Voi siete la S o la T? Quale T siete di Paolo? Questa dovrebbe essere la settima, contrada Betrulla, ma è la prima che non è insabbiata. Qua siamo quasi il lungomare di Paola, naturalmente, quindi qui ci nasce il club velico, naturalmente, di Paola. Che è stato anche, ve l'hanno bruciata voi questo club? 2014 ce l'hanno bruciata, sì. Hanno messo due focolai, uno sotto le barche lì e uno vicino alla segreteria. Poi so che c'è stata una fiaccolata, Paola, insomma, sono scesi tutti in campo, questa è una cosa. Dal punto di vista emotivo è stato bellissimo, dal punto di vista pratico non è successo nulla. Quello che... Ma come, c'era qualcuno che voleva questo spazio? Ma guarda, non ho detto di tutto di più. Ne possiamo parlare. Non ho detto di tutto e di più, non sono riuscito manco a capire chi è stato. Vabbè, è sempre così, però ripeto, voi siete ancora qua e questa la dice lunga, perché con la passione che avete, Giuseppe, no? Fammi sentire Giuseppe. È tosta, ti dirò quanto. Giuseppe, quanto è difficile portare avanti... Molto, c'è molto impegno, molto lavoro dietro le spalle. Anche perché da quello che ho capito voi lo fate per passione, perché non c'è senza scopo di lucro. Sì, in qualche assolutamente modo, sì. Solo l'attività, pagare le spese e tutto il resto. Certo. No? Quindi abbiamo detto che qui possono venire i ragazzi, no? Quindi come no, li aspettiamo tutti. Fare la prova e valutare bene quello che poi si riesce a fare. Certo. Che vogliamo dire, Giuseppe, sulla vela? C'è tanto da dire, perché magari uno che segue adesso dice, ma sta vela, sai, sta in mezzo al mare così. Che è uno sport molto bello, a me piace tantissimo, perché rispetta la natura, ti dà la possibilità di muoverti senza avere l'uso di un motore ausiliario, sfruttando giusto il vento, ti muovi nella natura senza inquinare. Senza inquinare, certo. Beh, questa idea che avete lanciato anche di ripulire il mare è bella, no? Sì. Se non mi sbaglio c'era anche il terzo quadrante di un'associazione di Cetraro che ha lanciato questa iniziativa lo scorso anno, poi quest'anno non è stata fatta, l'ho ripresa, però è importante, insomma, educare anche a questo i bambini, perché poi sono... Quindi da 6 anni in su? Sì, da 6 anni in su. C'è un limite, no? 18, no. 16, no, 15? No, assolutamente. Uno... Si cambia solo barca, quindi una persona... Si inizia con queste e poi si va a finire alle barche un po' più grandi. Alle barche più grandi. Quindi c'è la possibilità che, insomma, la signora la possa vedere a mare. Certo, magari. Ma visto che, scusami, la signora, come si chiama la signora? Brunella. Signora Brunella, visto che lei accompagna i figli a sto punto, no? Faccia anche lei il corso, no? Sì, certo. A sto punto fa un viaggio. Ci proverò. E sta venendo da Cosenza adesso. Sto venendo da Cosenza, sì. Pensa quando se ne vanno questi figli, no? Lo dice, vabbè, lasciamo perdere che sono quelli che accompagnano i figli al calcio
che la domenica mattina devo andare a giocare a 100 km di distanza ogni mattina, questi genitori si devono svegliare alle 5, alle 6 per portare i figli a giocare a calcio lontano ai paesi. Lei lo sta facendo con questo caldo e allora si vede che il ragazzo c'è proprio la passione, sì, certo, per questo. Certo, certo. E l'amore mio per lui microfono, e la passione di Pier Giorgio per il mare. Proprio c'è una passione dentro, sì, per il mare. Sì, allora. Sì. Ma chi ce l'aveva per la passione? Pier Giorgio, faccio il corso adesso perché se no d'inverno non si può fare, che il mare è sempre agitato d'inverno. Il mare è sempre agitato, eh? Allora, della cosa fai? Che fai? Mi piacciono i treni, infatti adesso sto sperando che passi un treno. Che passi un merci. Prima ho passato un merci, però una volta passava, noi siamo gli ultimi in questo, lo sai? Perché l'alta velocità si ferma a Salerno, come vabbè, adesso hanno messo qui ieri sono passati parecchi Freccia Rossa, Italo. Ah, è passato Italo, ma l'hai visto proprio tu, Italo, questo suo treno, la suo binario, proprio Italo. Italo. Tu come hai fatto a riconoscere che era Italo? C'era scritto. Ah, Italo. C'era scritto, ma mi hai fregato, sto giro. È passato ogni tanto un Italo. Freccia passa. Rossa. Come? Pure Freccia Rossa. La Freccia Rossa pure. Per scuola è anche in una posizione privilegiata. Per me. No, dico, speriamo, la scuola, questa, sì. Sì, per lui sì, perché ha una passione per i treni da sempre. Da grande vuoi fare il macchinista, che vuoi fare? No, l'ingegnere meccanico. Ah, ingegnere, che scusami. Che li progetto. Però non porti il treno in quel modo, Sì, però è un entusiasmo progettare il treno e dopo qualche settimana salire sopra vederlo di è proprio impressionante. Meno male che è un grande 11A, pensate un po', batti 5 Pier Giorgio. Complimenti a Pier Giorgio. Signora Brunella, complimenti. Idee chiare, no? Grazie, è una passione trasmessa dal papà. Papà è un macchinista. Perché no? mi regala tantissimi modellini. Mi regala parecchi modellini di treni, infatti a casa c'ho la collezione. Non sappiamo dove metterli. I treni. La disperazione di mamma. Adesso buttati alle barche adesso, no? Sì. Signora Giusi, una battuta alla signora Giusi che la volevo salutare perché la signora Giusi, pensate, è divisa fra due figli. Uno ce l'ha qua e l'altro ce l'ha a Campo da San Giovanni. Quindi adesso devi partire da Paolo. No, è andare. Un braccio qui vicino al mare, sì, dove andiamo al mare. E quindi devo andare a prendere la bambina. Sarei stata contenta se anche lei avesse fatto il corso di vela. E il papà ha insistito tantissimo, ma non fa? C'è stata la danza. Ah, fa danza. Sì, si chiama passione per la danza. Vabbè, quindi... guarda, la cosa più importante, signora Giusi, che qualcosa si fa. Ma sicuramente, sicuramente, bene, sicuramente. L'importante è non stare davanti a questa PlayStation. È la verità, assolutamente, assolutamente sì. Loro giocano anche a questi videogiochi ogni tanto, ma... pochissimo. Senta, signora Giusi, cosa deve cambiare in Calabria, secondo lei? Allora, un po' di cose assolutamente sì. Abbiamo dei posti splendidi che secondo me non sono valorizzati abbastanza come meriterebbero, sì, assolutamente. Ma ci vorrebbe un po' di più attenzione, soprattutto per il mare. Sì, soprattutto sì, per il mare, per questi posti bellissimi che abbiamo. Guarda, non si fa tanto, la stessa cosa me, che ha detto in questo momento Giusi, l'ha detta anche ieri Fiorino Spizzilli, che abbiamo fatto la trasmissione con Lupa Lupo dal caffè, Gran Caffè Leonetti, storico di Camigliatello, diceva un po' di interesse anche per i boschi, per noi abbiamo il gigante, la Sila, sì, che ha avuto anche Palo Bianco, abbiamo il privilegio di avere, no? Mare e montagna. Abbiamo fatto una trasmissione su questo, abbiamo veramente, e c'è gente che lascia sotto gli alberi, sotto i pini. Abbiamo una situazione anche peggiore in montagna, perché noi adesso stiamo parlando dell'alta velocità, no? Sì. Che non è arrivata qui ed è un problema, però secondo me è un problema ancora più grande non aver valorizzato la vecchia ferrovia della Calabria, che è un patrimonio inestimabile di bellezza. Chiusa, brava. E allora vedere questi tratti di ferrovia chiusi dal cemento, la ferrovia completamente inutilizzata, quando invece in Svizzera hanno valorizzato, hanno ripristinato anche le vecchie
cremagliere, penso. Signora, problema, mi sta parlando dalla Svizzera, no, per l'anima dei morti a questo punto. Quindi Svizzera, no, non riusciamo. È un disastro proprio. Sì, Pier Giorgio, prego, gira da questa, vieni qua, vieni. Pier Giorgio si inserisce in zona Cesarini. Scusate. Vai. Sì, prego, sì, prego. Io allora, in pratica io so di parecchi treni vecchi che potevano essere aggiustati, sono stati mandati purtroppo in demolizione, molto belli, dovete vedere proprio le immagini su Google, sono irresistibili. Bellissimi, sono stati demoliti, non li hanno saputi valorizzare, con quelli ci potevano fare i milioni di treni storici e mi sa che ne sta passando uno. No, aspetta. Sì, perché li vedo pure a 3 milioni di miglia. Questo treno ancora ha cose a Adamantello, sente qua, vedi che ancora ci vuole, ho sentito il rumore di Adamantello. Comunque sei bravissimo, guarda Pier Giorgio, hai fatto un passaggio importante, purtroppo noi, capito, in questi anni la Calabria non ha avuto luminari. Anche, anche la ferrovia della Sila, da quando hanno chiuso anche la strada con la... Tu sei aggiornato su tutto. Sì, da quando hanno chiuso il ponte di Celico. Ieri sera per arrivare non mi si vede, si vede la vecchia ferrovia, tutti i binari pieni di erba, sono impressionanti. Le gallerie tutte. Senti, cosa vuoi dire alla presidente Iole Santelli? Che deve fare la presidente Iole Santelli? Deve fare parecchie cose. Insomma, se deve vi bloccherei per tutta la giornata se Se mette a parlare io, che vuoi dire? Là? Allora, bisogna aggiustare gli ospedali, perché quando mia nonna è caduta, è caduta perché si è fatta male, si è rotta qualche osso, sì. Gli hanno messo le protesi, sì. L'abbiamo portata a Cetraro, mamma mia, un sacco di disservizi, l'anestesia non era fatta bene, lasciamo perdere, non ne parliamo. Poi che è successo? Poi che deve cambiare? La sanità. La sanità. Ma dove tocchiamo, siamo sempre messi male. Poi? Cosa manca in Calabria? Signore Giuse, mi date il microfono. Cosa manca in Calabria? Allora, manca... mancano... dovrebbe fare dei porti dove ci sono... Dove si attraccano magari navi da crociera molto grandi, tipo... Dovrebbero ingrandire il porto di Cetraro. Sì, ma c'era... Corigliano erano arrivate le navi grandi, visto? Poi non sono arrivate più. E poi gli aerei, che praticamente tu, questo aereo ci va tanto d'accordo, mi piacciono i treni, gli aerei non ci sono, perché uno che deve partire da Lamezia e va a Milano, ci vogliono quasi 500 i treni, euro. Sì, dovrebbero abbassare pure i prezzi degli aerei, però non dipende da Iole. E da chi dipende? Dall'Italia, vabbè, deve fare un accordo con queste società low cost, ci sono queste società che volano, tutte queste Ryanair, EasyJet, USAJet, come si chiama, capisci che è da Calabria, che sta Calabria non ci andà, insomma, vabbè, e quindi hai le idee chiare. Io direi che Pier Giorgio ha detto tutto, ragazzi, quindi vuoi salutare Iole, prego? Come si chiama la presidente della regione Calabria? Iole Santelli. Come? Iole Santelli. Ah. L'assessore al turismo? Qua ti ho fregato quello. Non ricordo. Devi studiare qua, Pier Gio. Inizia con la O, la quarta elementare. Sì. Stai andando bene però, con la O. Oliverio. No, Oliverio c'è stato, poveretto, l'hanno visto che se n'è andato. Non c'è. Con la O. È un paese anche un paese c'è. L'assessore al turismo, Orso. Orso Marso. Bravo. Si chiama Fausto Orso Marso, l'assessore del turismo. Ok. Digliela qualcosa anche a lui. Digli, che vuoi? Non ci vuoi dire niente, Orso Marso dice, va bene, ok. Grazie, sei stato bravissimo. Ok. Allora, grazie. Ritorniamo alla barca. Allora, un attimino, Riccardo Ferrari, che è il presidente del Club Nautico, veramente guarda, questi bambini sono un gestore, è vero, signora Giusta,
Vero, vero. Dicono tutto con spontaneità. Sono la bocca della verità. Bravo, bravo signora. È così. È così. Allora, ragazzi, siamo qui in diretta dal Club Velico di Paola. Il presidente si è seduto comodo, vedi, Gianfra, proprio non ne vuole sapere. Presidente, allora, prego. Ma vuoi lavorare o no? Mi fai vedere come si monta sta cosa, perché la gente vuole anche da casa, poi che succede? La facciamo fare un ragazzino? Sì. Allora, chi è il... Antonio. Vai Antonio. Vediamo come si monta quel tutto, prego. Allora, mettiamo la deriva ieri come facciamo. La deriva, vai. Quando abbiamo scuffiato, mettiamola dentro per... Ecco qua, ragazzi. Ah, che poi abbiamo detto che abbiamo fatto ieri la prova di scuffia, Fabio, che tu non sai che cos'è la prova di scuffia. Allora, quando la barca si ribalta, devi sapere, si ribalta. Si può pure ribaltare. Sì, no? Perché uno può sbagliare, un'onda, sì, una raffica di vento, la barca si ribalta. Allora, sì, che cosa succede? Che la deriva, che adesso tocca a terra, di solito è verso l'alto. Allora, sì, noi come facciamo? Cioè, acchiappiamo alla deriva, no? Sì. Mettiamo i piedi qui e la ribaltiamo di nuovo, la tiriamo verso di noi. Sì. Ma devi sapere pure, e lui te lo Pier Giorgio, che succede? Poi siamo andati sotto, che la barca era ribaltata. Qui sotto si respira. Sì, si respira perché praticamente non sei sott'acqua. Ecco. Sei qui dentro. L'acqua, sei sotto... L'acqua ce l'hai solo alla pancia, del resto l'acqua ti arriva, credo, alla pancia, al collo. Sì, puoi respirare. Aspettando che poi arrivino i soccorsi col gommone, uno che cosa si può fare? Che si può fare? I piedi lì dentro e si riposa. Una maca. Quindi poi dovete aspettare che arriva il soccorso, praticamente. Sì. Girati di là, guarda che occhi che c'ha, questo è il figlio di Giussi. Ma di chi l'ha preso gli occhi, Giussi? Il papà, papà. Meno male che è pieno di sti papà e i figli, va, adesso fa madre, vabbè. No, che sto scherzando, di là giù. Allora, la deriva serve per non far scarrocciare la barca e per renderla più stabile. Però per guidarla, qual è il manubrio della barca? Ragazzi, questo. Oh, questo qua è il timone. Il timone che si mette qua. Il timone adesso ci diamo la barca, sì, in modo che lo facciamo vedere. Tutto in presa diretta, ragazzi, con i bambini del Club Velico di Paola. E ricordiamo che se volete potete partecipare una giornata, naturalmente sono le prove gratuite, venite qui, togliete sti figli dalle PlayStation, dagli smartphone, portateli all'aria fresca qui sul lungomare di Paola, alla T, una S, questa non so se è una T, non è però la T. Ecco, questo è il timone. Questa è la prima operazione. Aspetta, che ti aiuto. Vai. Ecco qua. E questo è il timone, giusto, Riccardo? Sì, sì, il timone. Poi uno si siede questa qua. Cosa serve? Antonio, vieni. Questa cosa serve? Antonio. Questo per guidare la barca. Allora, siediti, fammi vedere come va. Vieni, sali qua, togliti le ciabattine. Sì, guardate ragazzi, allora è una giornata veramente bella questa che vi stiamo proponendo oggi. Con la mano sinistra lui timona, ecco, dritto, poi orza e poggia col timone, vedi? Orza, qual è l'orza? Questo. E il bimbo? C'è l'orzo bimbo, no? Va bene, comunque. Orza è a destra. Per avvicinare la barca e poggia per allontanarla. Da allora, che cosa? Dal timone. Oh, dal qual timone. È il motore della barca, qual è? Il vento. Il vento, allora, ragazzi, il vento è il motore della... Un attimo. Allora, il vento è il motore della barca, che bella cosa. Sta arrivando, E sta arrivando un po' di vento, ecco, veramente. Ma la benzina ce l'abbiamo noi per far andare la barca. Ma questa barca va a benzina? No. Sicuro? Guarda bene. Non ci offende. Allora, Riccardo, vogliamo ricordare che dove vi trovate e che la giornata, se qualcuno adesso segue, può venire. Voi siete aperti da che ora? E dal, quando si alza il vento, dal 2:30, 2 del pomeriggio fino alle 6:30, alle 7, siamo sempre qua. Quindi questi ragazzi iniziano... La mattina no, perché il vento non ce n'è. Non ce n'è. Quindi invitiamo tutti i bambini, almeno per una prova. Allora, diglielo tu Antonio, venite qui al Club Velico di Paola. Guarda lì Antonio, vai. Venite perché è bello. Passiamo una giornata veramente fuori all'aria aperta, che è la cosa più bella.
questa è la cosa più bella che possa esistere. Io volevo sentire la nostra signora di Roma, prego signora, si accomoda qua un attimo, volevo chiedere qualcosa anche a lei. Riccardo, allora, dicevamo che voi siete anche affiliati alla Federazione Italiana. No, siamo solo. La Federazione Italiana, allora, dal 90. Dal 90, siete FIV, la FIV è la vostra, giusto? Sì. Il codice 218. Apparteniamo alla sesta zona, che è Calabria e Basilicata. Calabria e Basilicata, quindi. Ma ci sono in questo mese di agosto qualche iniziativa in programma? I legati stanno cominciando con lentezza, perché le norme restrittive sono state molto, come dire, appunto restrittive, molto toste, quindi con lentezza stiamo cominciando a fare i primi campionati. Certo. In settembre poi penso che ci sarà una ripresa al 100% dei campionati. Sì. Ma i mesi, diciamo, quelli che possiamo consigliare, quali sono i mesi più? Allora, dipende, io consiglierei di fare il corso già a giugno, perché se poi l'idea piace, l'attività piace, c'è luglio, agosto e settembre per uscire in barca. Se uno viene il 30 agosto a fare il corso, insomma, agosto capivierno, come dice Paolo. Senti, com'è questo dialetto? Agosto capivierno, diceva papà. Ho capito. Io non lo capite che è il capo dell'inverno. Sì, inizia l'inverno con agosto. Con i temporali, no? Quindi giugno. Sì. Poi un ragazzo, una volta che ha preso, diciamo, il patentino, oppure può comprarla, può andare da solo, come funziona? Uno può comprarla, allora, costano molto. Usate 600-700 euro si trova. Per cominciare. Se poi uno vuole fare carriera, vuole arrivare addirittura ai campionati, 2, 3, 4, 5, 6 mila euro, ci sono, dipende da quello che vuol fare. Dipende da quello che uno vuole fare. Quindi, prego. Si affida qua, esce con le nostre barche. Gianfranco, allora stavi dicendo, perché tu sei in tribuna numerata, prego, lui è al fresco di là, Gianfranco, no. Che deve fare? Si affilia e come funziona? Una volta che uno ha dato sfogo a questa passione della barca a vela, secondo me gli si apre tutta un ventaglio di possibilità. C'è la possibilità che la cosa finisce lì ed è limitata solamente all'attività estiva. C'è la possibilità di continuare e fare attività agonistica, c'è la possibilità di passare a imbarcazioni più grandi e fino ad arrivare anche a barche cabinate. Il messaggio che volevo dare. Senti, una curiosità. Sì, prego, dai, il messaggio che volevo dare è che una volta imparate quelle che sono i rudimenti della barca a vela, cioè come si utilizza il vento per farti spingere, per andare dove è l'obiettivo, dove è il punto di arrivo che si vuole raggiungere a mare, poi quei rudimenti restano, valgono sia per l'imbarcazione minima che abbiamo visto essere l'Optimist, sia che fosse un'imbarcazione grandissima, l'Amerigo Vespucci, per esagerare, che comunque sfrutta il vento con gli stessi criteri, cioè i profili alari della vela, la spinta, lo scarroccio, quei criteri che... Ma queste barche che restano, grandi che vediamo, che si attraversano magari anche tutto il Mediterraneo, arrivano dappertutto, hanno proprio, c'è un pilota, c'è uno skipper, c'è, come funziona? Oppure sono proprio loro, diciamo, molto il proprietario che compra e guida direttamente? Dunque, lui? Quelle barche che vediamo, il proprietario, comunque chi governa quelle barche lì, è persona che si è fatto l'esperienza. Se è partito dall'imbarcazione piccola a un'età giusta, sicuramente il punto di arrivo di bravura sarà maggiore, perché proprio perché quelle sensazioni vengono assorbite. Certo. Se si inizia da grandi si arriva pure, però questo problema è che il navigatore, il bambino che assorbe quel sistema e quel moto istintivo di governare la barca, poi lo conserva per tutta la vita. Sì, queste velieri grosse hanno anche il motore, no? Allora, superata una certa dimensione, quando l'imbarcazione supera l'albero, 25 no? metri, eccetera, eccetera, a quel punto diventa un'imbarcazione che va governata con delle patenti particolari. Ci vuole il comandante di macchina, ci vuole aver fatto la scuola, eccetera, eccetera.
però fino a imbarcazioni di 20 metri, e quando dico 20 metri sono già un'imbarcazione importante, no? Molto importante, che possono raggiungere anche dei valori certo. molto alti come valore di acquisto, quelle lì bisogna avere solamente la patente nautica, certo. superate certe potenze di motore installato, il motore ausiliario. È necessario che ci sia la patente, ma perché la patente ti dà la garanzia di comportamento in sicurezza anche in determinate situazioni, certo. in navigazione notturna, in navigazione... Certo. Siamo quasi in chiusura, se mi chiamate tutti quanti i ragazzi qua, Riccardo, Sara, prego. Allora, Giuseppe, cosa vogliamo aggiungere, prego? Girati, guarda lì, anzi ti alzi, forse sì. fai prima. Allora, Giuseppe, prego. Giuseppe, che naturalmente lo trovate qui, istruttore qui al centro medico di Paola. Cosa vogliamo dire ai bimbi, Giuseppe? Prego. Spero che ce ne siano tanti quest'anno, perché è un bellissimo sport. Rispetta la natura, ama il mare. Sì. E quindi vi aspettiamo, vi sì. aspettano. Tanti. I genitori ci sono anche qui che poi passano. Chi viene qua, i genitori saranno tutti rinfrescati, cocktail, quindi voi avete sì. visto, avete preparato anche, sono le dolci, c'è tutto, insomma, vedi, vero? Siamo ben attrezzati, diciamo. Allora, Sara, una battuta anche con Sara, velocemente, che vogliamo? C'è il microfono, ti prego. Microfono. Sara sta dietro le quinte, lei organizza. Sì, quindi, no, io la passione l'ho presa da mio marito, quindi ho imparato tante cose, compreso che cazzare non è una parolaccia, che si può dire a mare, cazzare. Dopodiché, significa, cazzare significa? Cazzare è tirare verso di sé. Insomma, no, di cazzare in Calabria abbiamo sentito tante, questa è nuova. E potete dirlo, cazzare a mare si può usare. Parola, e basta, è uno sport che sembrerebbe da snob, sembrerebbe costoso, ma abbiamo detto che non è vero. E infatti io per questo ho voluto capire, quindi è abbordabile. Poi metti anche il fatto che questi ragazzi, questi bimbi vengono a stare all'aria aperta. Sono all'aria aperta, natura, e soprattutto socializzano. Sì. Però poi non è che uno viene, provate, perché provare per credere, diceva Iazzone. Infatti noi cosa facciamo? Viva, viva la vela. Dov'è Pier Giorgio? Allora chiudiamo con Pier Giorgio, vediamo la parola a lui, l'ingegnere, il prossimo futuro ingegnere. Quanti anni hai? 9 anni, mica stiamo parlando. Io ringrazio Riccardo Ferrari, che è il presidente qua del PEL. Prego Riccardo, aspetta Pier Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, vabbè, sono contentissimo di questa giornata e ringrazio tutti, veramente. Un'altra cosa, solo un'altra cosa. Vasco Vascotto, il più grande velista italiano, 15 volte campione del mondo, 10 volte campione europeo, 15 campionati italiani, ha cominciato dall'Optimist. Vedi, da questa qua, Allora, io ringrazio la signora Brunella, la signora Giusi, ringrazio la signora di Roma, che non vedo dove è andata da via, cioè, ragazzi. Va bene, allora... A chiudere Obiettivo Turismo, ritorna poi più in là, adesso ci fermiamo perché siamo quasi alle porte di Ferragosto, insomma andiamo un po' in ferie e ritorniamo con questa esperienza, insomma, bella che abbiamo raccontato dai mari, ai monti, insomma, abbiamo passato un'ora, 60, 70 minuti tranquillamente in diretta qui subito dopo il TG con Obiettivo Turismo. Allora io faccio chiudere la trasmissione all'ingegnere Pier Giorgio, mi fate cognome? Cervo, Pier Giorgio Cervo. Antonio, vieni più in qua, se non lo vedo, mettetevi qua. Allora, cosa vuoi dire ai telespettatori? Ti lascio il microfono e chiudere Obiettivo Turismo, prego. L'ultima cosa che devo dire sì. è la vela è bellissima. Punto. E basta. E basta. E con questo possiamo chiudere la linea? La linea alla regia sì, per mandare la pubblicità. No, non so che farà, però manderà qualcosa. Vabbò, da Fabio di Poli del Cucco, da Paola. Ciao ragazzi, la linea alla regia. Ciao. Ciao.